Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Qualcuna o qualcuno di voi, proprio ieri, mi ha scritto sotto l'ultimo video quando avrei fatto questo video. Sappiate che era già in programma, me l'avete chiesto davvero in tantissimi. Quindi, come al solito, cerco di accontentare tutte le richieste, specialmente se fatte da più persone diverse. Ovviamente mi insegno tutti i casi che mi consigliate e credo sia il caso di aprire e linkarvi un Google Docs. Così potete entrare, scrivere la vostra richiesta e vedere se quel determinato video mi è già stato richiesto oppure no. Ma oggi sono qui per parlarvi di Charles Starkweather e Carrie Lynn Fugate. Sono una coppia di serial che ha colpito nel Wyoming e nel Nebraska, soprattutto nel Nebraska. Questa coppia è famosa per aver colpito 10 delle loro vittime tra il 21 gennaio e il 29 gennaio del 1958. Stiamo dunque parlando di 8 giorni. Ma come al solito andiamo con ordine e rompiamo anche un po' gli schemi, perché l'infanzia di Charles Starkweather è stata alquanto normale. Nasce il 24 novembre del 1938 a Lincoln, nella contea di Lancaster, nel Nebraska. È il terzo di 7 figli di Guy ed Helen Starkweather. Sono una famiglia di classe operaia, suo padre Guy è un falegname dal temperamento mite, ma spesso è disoccupato a causa dell'artrite reumatoide alle mani. Durante i periodi di disoccupazione dell'uomo è Helen che aiuta il sostentamento della famiglia lavorando come cameriera. L'infanzia di Charles dunque trascorre in modo normale, non ha alcun problema in particolare, va d'accordo con i suoi genitori, va d'accordo con i suoi fratelli. Nonostante la famiglia Starkweather non navighi nell'oro, non fanno mancare davvero nulla ai loro 7 figli. Ma passano gli anni, Charles cresce, inizia a frequentare la Saratoga Elementary School, poi va alla Irving Junior High School e infine frequenta la Lincoln High School. Charles però non si dimostra come uno studente così brillante. Inoltre subisce bullismo, in quanto i suoi compagni lo considerano come un poverino che non ci riesce, non ci arriva. Il ragazzo ha un difetto di pronuncia, ossia la balbuzia, e inoltre soffre di un lieve difetto congenito, ha le gambe arcuate. Per di più, Charles soffre di un'importante miopia, non riesce a vedere bene, e questo problema viene individuato quando ormai ha 15 anni. Quindi, forse a scuola non è che non ci arrivasse, bensì non riusciva a leggere correttamente. E per di più aveva anche problemi di linguaggio. L'unica materia in cui eccelle Charles è ginnastica, in quanto riesce a sfogare la sua rabbia contro qualche compagno che è solito prenderlo in giro. A questo punto Charles cambia, diventa lui il prepotente, il bulletto. Inizia dunque ad affrontare coloro che lo bullizzano. Le minacce e arriva anche a mettergli le mani addosso. Col tempo in realtà inizia a prendersela un po' con tutti. E tra queste persone c'è anche Bob Von Busch. Charles e Bob litigano tantissimo, si prendono a parolacci ogni 2 secondi, ma poi col tempo diventano amici. A questo punto tutti i compagni che lo prendevano in giro fanno un enorme passo indietro e ovviamente smettono di prendersela con lui. Il suo amico del liceo, Bob, lo ricorda con queste esatte parole: poteva essere la persona più gentile che aveste mai incontrato. Avrebbe fatto qualunque cosa per voi se gli andavate a genio. Era anche molto divertente e di compagnia. Tutto sembrava una grande barzelletta per lui, ma aveva quest'altro lato caratteriale. Poteva diventare cattivo e crudele. Per Charles arriva la svolta quando vede Gioventù bruciata con James Dean. Imita in tutto e per tutto l'attore in quel film. Inizia quindi a farsi i capelli come lui, a vestirsi come lui. Si identifica nella ribellione di James Dean in quel film. Nonostante ciò, Charles ha un grosso problema di autostima. Infatti, a 16 anni, convinto che non avrebbe mai ottenuto nulla dalla vita, lascia la scuola. I suoi genitori a questo punto hanno timore di lui, a causa delle sue esplosioni di ira, ma soprattutto di violenza. Infatti, il ragazzo è solito, ahimè, perdere le staffe. E quando lo fa in casa, i suoi genitori si rendono conto che è forte, più di loro sicuramente. Charles, per quanto ne sappiamo, non ha mai messo le mani addosso ai suoi genitori, tranne in un'occasione, che poi vi andrò a spiegare. Né ai suoi fratelli, ma a quanto pare il ragazzo era solito prendersela con i mobili della casa. Ovviamente anche i suoi fratelli sono spaventati da lui. Anni prima giocavano insieme, passavano i pomeriggi a fingersi cowboy e adesso non capiscono più chi sia in realtà loro fratello.
hanno paura di lui. Intanto la vita per Charles prosegue quando lascia la scuola. Inizia a lavorare come magazziniere per l'azienda di giornali Western Union. Il suo capo lo descrive come il peggior dipendente che abbia mai avuto. Dice chiaramente che per fargli fare qualsiasi cosa doveva ripeterglielo almeno 2 o 3 volte. Intanto Charles inizia ad uscire con Bob, il suo amico del liceo, e Barbara, la sua fidanzata. Dovete sapere che con Bob e Barbara molto spesso c'è anche la sorellina di Barbara, ossia Carol Ann Fugate. Quindi escono spesso tutti insieme, fino a quando nel 1956 Charles, ormai 18enne, inizia a prendere sul serio la sua relazione con Carol Ann, che ha appena 13 anni. Il ragazzo quindi cerca di mantenere il lavoro di magazziniere per poter vedere quotidianamente Carol, la quale frequenta una scuola che si trova lì vicino. Charles e Carol dunque iniziano ad uscire. Il ragazzo va fuori dalla sua scuola ogni giorno, la passa a prendere per passare un po' di tempo con lei. E a questo punto, per la prima volta, Charles si sente accettato. Vede in Carol la ragazza che potrebbe stare al suo fianco, perché non lo giudica. Charles, ahimè, si sente bloccato, impantanato. Non sopporta il posto in cui vive e sente di essere un vero e proprio fallimento. Non ha una famiglia benestante, ma soprattutto ha mollato la scuola a 16 anni. Quindi, chiaramente, ha una bassa scolarizzazione. Con Carol, quindi, qualcosa cambia. Charles a un certo punto prova addirittura ad insegnarle a guidare, cosa che Carol non potrebbe fare perché è illegale guidare prima dei 16 anni in America. Loro però si divertono un sacco a far finta di essere a scuola guida. E Carol in realtà non è così un disastro, se la cava e un minimo sa guidare. Fino a quando un giorno la ragazza si va a stampare contro un'altra macchina. Charles guida una Ford del 1949, ma il proprietario di quel veicolo è suo padre Guy. È lui che deve pagare i danni. Ovviamente Guy litiga con Charles per aver lasciato guidare la sua macchina alla sua ragazza senza patente. Charles però, piuttosto che chiedere scusa, preferisce fare lo spaccone, facendo solo innervosire ancora di più suo padre. La discussione peraltro prende anche una brutta piega perché in questo caso Charles le mani addosso a suo padre a quanto pare gliele mette. Di conseguenza Guy, suo padre, lo caccia di casa. Charles di punto in bianco si ritrova senza un tetto sopra la testa, così viene ospitato dal suo amico Bob e da Barbara, la sorella maggiore di Carol, i quali nel frattempo si sono sposati. Una volta uscito di casa, Charles perde sempre di più i contatti con i suoi genitori e Carol resta l'unica ragazza, l'unica persona con cui ha un vero rapporto. Quella ragazza in pratica è il centro della sua vita. Charles va anche in giro a dire un po' di cavolate, come ad esempio che si sposeranno presto o che Carol sia incinta, cosa non vera peraltro. Intanto trova un altro lavoro come netturbino ricevendo il salario minimo, ossia circa 42 dollari a settimana. In realtà a Charles lo stipendio interessa sì, ma fino a un certo punto. L'unico motivo per cui va a lavorare è per impegnarsi durante la mattinata, mentre Carol è a scuola. I due riescono a trovare un piccolo appartamento dove vanno a convivere. Però i soldi non sono sufficienti e quindi in breve tempo il padrone di casa li caccia. Charles a questo punto inizia ad avvicinarsi ad una visione nichilistica della vita, credendo che quella sua attuale situazione sarebbe stato il modo in cui avrebbe vissuto il resto della sua vita. Ad un certo punto quindi Charles si rende conto che i soldi non sono sufficienti, deve trovare un modo per tirare su qualche spicciolo e mentre lavora come netturbino pensa ad un modo per ottenere questi soldi. Una rapina in banca, ad esempio. È inutile che ve lo dica, questa rapina Charles non la farà mai, ma il suo lavoro di netturbino lo porta a vedere quartieri diversi da quello in cui era cresciuto. I borghesi e la classe medio-alta gli sembrano milionari. Lui, di certo, a quel livello non ci sarebbe mai arrivato, ne è sicuro. Questo fa nascere in Charles un profondo risentimento, perché si sente intrappolato in una vita che sente di non meritare. Si sente intrappolato in una vita fatta solo di povertà. Vorrebbe in un certo senso livellare la società che l'ha oppresso, dominato e infine alienato. Perché Charles deve rimanere intrappolato in quella condizione? Il ragazzo inizia a concepire la sua personale filosofia con la quale vive il resto della sua vita. Ossia, i morti sono tutti allo stesso livello. Che siano ricchi, poveri, mendicanti, poco importa. Sono tutti allo stesso livello. Così Charles capisce che l'unico modo che ha per farsi valere nella vita è uno soltanto, quello di diventare un criminale, col fine di ottenere i soldi e il rispetto che brama tanto. Arriviamo al 30 novembre del 1957. Charles si reca in una stazione di servizio a Lincoln con l'intenzione di regalare un peluche a Carol come regalo di Natale. Ma non ha i soldi per pagare quel peluche, quindi chiede all'impiegato, Robert Colbert, di fargli credito. Robert si rifiuta di fargli credito e Charles si infuria e inizia a covare la sua vendetta. Il primo dicembre del 1957
Charles, prende di nascosto il fucile calibro 12 di Bob, va a comprare delle cartucce e poi torna in quella stazione di servizio, quella in cui si sono rifiutati di fargli credito. Sono le 3 ed è una notte molto fredda a Lincoln, ma gli inverni nel Nebraska hanno sempre temperature particolarmente rigide. Charles entra 2 volte nel negozio, una volta per comprare le sigarette e una volta per comprare un pacchetto di gomme da masticare. Poi torna in macchina, si cambia, copre i suoi capelli con una bandana e un cappello, perché ha una folta chioma rossa facilmente riconoscibile. Poi con in mano il fucile rientra nel negozio. Punta immediatamente il fucile contro l'impiegato, il povero Robert, che ha appena 21 anni. Lo obbliga ad aprire la cassa, gli prende $100 e infine gli chiede di aprire la cassaforte nella stazione di servizio. Robert però non sa la combinazione per aprire quella cassaforte, lui è solo un impiegato, la combinazione la conosce il capo. Charlie crede a ciò che gli dice Robert, però lo trascina verso la sua macchina, lo fa salire e si recano in una zona isolata di Lincoln. Poi Charles costringe Robert a scendere dall'auto. Robert capisce la situazione, quindi cerca di impossessarsi del fucile che stringe in mano Charles. Inizia dunque una colluttazione e il fucile esplode un colpo, ferendo Robert alle rotule. Charles a questo punto obbliga Robert a mettersi in ginocchio e poi gli spara la testa. Il giorno dopo l'omicidio, Charles è convinto di aver trasceso la sua vecchia personalità per raggiungere un nuovo tipo di esistenza, quella in cui è al di sopra di tutto, anche della legge. L'omicidio dà a Charles una sensazione di euforia e pace. Ha i soldi, ha una ragazza. E per di più ha ucciso senza essere sopraffatto dall'esperienza. Questa presa di coscienza fa crescere lui un enorme senso di potere. Si sente imprendibile, sente che può fare tutto quello che gli pare e prendere tutto quello che gli va. La legge, d'altronde, contro di lui è impotente. I giornali trasformano l'omicidio e la rapina in un importante evento di cronaca, in quanto all'epoca c'erano davvero pochissimi crimini gravi in quella zona. Charles a questo punto cambia colore della macchina per non essere riconosciuto, mentre la polizia cerca invano il misterioso assassino. La verità è che Charles non è mai stato interrogato o sospettato. Alcune persone vengono sottoposte alla macchina della verità, altre vengono interrogate, ma Charles riesce a passare inosservato. Per quasi 2 mesi Charles resta fuori dai guai. Spende i $100 della rapina alla stazione di servizio per comprarsi dei vestiti e per fare dei regali alla sua fidanzata Carol, che vi ricordo ha 13 anni. A Carol, in effetti, il ragazzo dice che è vero. Ha in effetti litigato con Robert Colbert e l'ha derubato, ma non è lui che l'ha ucciso. Dopo aver speso tutti i $100 della rapina, Charles si ritrova ad affrontare la nuda e cruda verità. È senza lavoro, i soldi li ha spesi tutti con Carol e per di più si ritrova contro tutta la famiglia della ragazza, che non approva assolutamente il loro fidanzamento. Arriva il 21 gennaio del 1958, quando Charles va a far visita a Carol, a casa sua, nel quartiere Belmont, a Lincoln. In realtà, a quanto pare, Carol vive in una casetta di legno che si trova in una discarica, in quanto la casa e il cortile sono disseminati di rifiuti e materiali da costruzione inutilizzati. Charles però non si è recato in quella casa per incontrare Carol. Sa bene che la sua ragazza non è in casa, ma è a scuola. In realtà Charles spera di poter parlare con i suoi genitori. Si porta dietro il fucile perché vorrebbe invitare il patrigno di Carol a farsi una giornata di caccia con lui. Insomma, Charles vuole provare a farsi accettare dai genitori dell'unica persona importante nella sua vita in quel momento. Carol è tutto il suo mondo. Charles quindi bussa alla porta, ad aprire è Velda, la madre di Carol. In casa c'è anche Marion, il patrigno. E infine c'è anche la sorellina di Carol, che sta piangendo. I genitori di Carol non accolgono di certo Charles con affetto ed allegria. Anzi, gli dicono che non deve più vedere Carol. Basta. Avviene dunque un forte litigio tra Velda e Charles. E stando a ciò che dice Charles, la donna lo avrebbe anche colpito più volte. Il ragazzo dunque decide di andarsene. Esce di casa, fa qualche giro in macchina e poi torna a casa di Carol, in quanto si è scordato di prendere il fucile. A questo punto i genitori di Carol, che sono già incazzati neri, appena vedono Charles ritornare, gli ordinano in malo modo di andarsene dalla loro proprietà. Charles a questo punto si allontana e aspetta che Carol ritorni da scuola. Appena la vede arrivare, le corre incontro per raccontarle tutto. Le dice che i suoi genitori l'hanno trattato malissimo e non vogliono proprio lasciarli in pace. Anzi, gli hanno ordinato di starle lontano. Appena dunque rientrano in casa, Carol inizia a litigare con sua madre, Velda, e presto si unisce anche Charles a questo litigio. E a quanto pare Velda inizia a picchiare Charles perché è convinta che abbia messo incinta Carol. Charles spinge indietro la donna, poi afferra il fucile e si ritrova Marion che gli corre incontro brandendo un martello da carpentiere. Di conseguenza gli spara in testa. Poco dopo vede Velda corrergli incontro con un coltello. Charles quindi spara in testa anche a lei e poi la colpisce sempre alla testa con il calcio del fucile. Charles a questo punto sente ancora il pianto della sorellina di Carol. È nel suo lettino
e ha appena 2 anni. Charles si avvicina, le urla di stare zitta. La colpisce con il calcio del fucile, ma ovviamente quella bambina piange ancora più forte. Così Charles si allontana, è nervoso, guarda per terra e si ritrova tra i piedi il coltello da cucina che brandiva Velda, quindi lo afferra da terra, prende la mira e lo tira addosso alla sorellina di Carol, colpendola in me alla gola. Ma che cosa dice Carol? Beh, Carol dice esattamente l'opposto, le cose per Carol non sono assolutamente andate così. Racconta di essere tornata a casa da scuola e di aver trovato lei, Charles. Loro due però avevano smesso di frequentarsi da tempo e il ragazzo era letteralmente ossessionato da lei. Era armato e aveva iniziato a colpire tutti i membri della sua famiglia. Carol quindi non ha potuto far altro che assecondarlo, altrimenti Charles avrebbe ucciso anche lei. Il ruolo di Carol in questa vicenda resta un mistero, visto che gli unici testimoni sono proprio Charles e Carol. Però in questo caso ci sarebbe un punto di domanda non indifferente. I corpi senza vita del padre, della madre e della sorella di Carol li ha spostati Charles da solo? Oppure Carol gli ha dato una mano? A quanto pare Carol l'ha aiutato a nascondere i corpi dei membri della sua famiglia nella sua proprietà. Spostano Velma e la sorella di Carol in una latrina esterna, mentre Marion, il patrigno di Carol, viene spostato nel pollaio. Sicuramente dopo aver commesso questa mattanza i due rincominciano a ripulire casa. Il punto è che non se ne vanno. Passano lì la serata a mangiare patatine e a bere Pepsi. I due però non si limitano solo a passare la serata in quella casa, in cui vi ricordo sono nascosti ben 3 cadaveri, ma stanno lì per 6 giorni. Comprano del cibo a credito, come pane e latte per mangiare, e restano in quella casa. Nei giorni successivi al delitto ovviamente molti bussano alla porta di Carol, sia amici che parenti, ma la ragazza si inventa una scusa. Dice che tutti i membri della famiglia sono a letto e stanno molto, molto male, a causa di una terribile influenza, quindi non possono ricevere la visita di nessuno. A questo punto è il padre di Charles, Guy, a mettersi in contatto col dipartimento della polizia di Lincoln e chiede loro di fare un controllino un po' più approfondito in casa di Carol, ma soprattutto chiede che suo figlio Charles sia portato in centrale per un interrogatorio. E quindi che fa la polizia? Beh, niente, assolutamente niente. A questo punto si fa avanti Bob, l'amico di Charles, sposato con Barbara, ossia la sorella di Carol. Bob va con suo fratello di soppiatto a casa di Carol e non è neanche necessario che i due uomini entrino in casa. Guardano attentamente la parte esterna della casa dove c'è la latrina e il pollaio. Ed è a questo punto che scoprono i corpi. Avvisano di nuovo la polizia, che a questo punto finalmente interviene, ma oramai è il 27 gennaio e sia Carol che Charles sono fuggiti. Si fermano in una stazione di servizio per fare benzina e comprare 2 scatole di proiettili. Però nonostante abbiano fatto benzina, l'auto di Charles non è che sia tutto sto granché. Quindi per il momento cercano di trovare riparo per la notte. Hanno bisogno di un'altra auto e sicuramente avrebbero trovato il modo per rubarne una. Ma ora Charles viene in mente di recarsi da un suo vecchio amico di famiglia. Così guidano fino a Bennett, in Nebraska, per raggiungere la fattoria del 70enne August Meyer. Charles e Carol stanno per raggiungere la fattoria. Imboccano dunque la strada sterrata, ma rimangono impantanati a causa del fango. I due dunque sono obbligati a proseguire a piedi. Quando arrivano alla fattoria, Charles spara in testa ad August. Nascondono il corpo dell'uomo in una zona nella fattoria, lo coprono, poi entrano in casa e rubano tutti i soldi, qualsiasi arma che trovano, e svuotano anche la cucina. Mangiano tutto ciò che c'è in casa e poi si addormentano. Il giorno dopo vengono aiutati da un vicino a spostare la macchina. Quindi Charles e Carol rimontano in macchina e tornano alla fattoria di August percorrendo una strada meno fangosa. Ma perché Charles e Carol tornano indietro? Ebbene, vogliono controllare che sia tutto a posto. Quindi appena arrivano vanno a controllare il corpo di August e si rendono conto che c'è una differenza dal giorno prima. Non è più coperto. I due vanno nel panico più totale. Si convincono di essere stati scoperti. Quindi decidono di scappare passando dalla stessa strada in cui si sono impantanati al loro arrivo. Ciò che accade è ovvio. Rimangono impantanati per la seconda volta. Decidono dunque di abbandonare la macchina, prendono solo le armi che nascondono sotto i vestiti e poi iniziano a fare l'autostop. È così che Robert Jensen e Carol King, 2 adolescenti del posto, notano Carol e Charles. Di conseguenza si fermano per dar loro un passaggio. Appena Carol e Charles entrano in macchina di Robert, Charles punta immediatamente il fucile al collo di Robert. Lo obbligano a guidare fino alla fattoria. Poi li fanno scendere dall'auto e li conducono in una cantina abbandonata nella fattoria. Dopodiché Charles spara per 6 volte
in testa a Robert Jensen, mentre Carol colpisce con un coltello Carol King all'addome e nelle zone intime, in un apparente stato di gelosia, in quanto Charles ha fatto dei complimenti a Carol per l'aspetto mentre la stava minacciando. Charles infatti sì, ha sparato a Robert, ma si è messo poi anche a spogliare Carol. Successivamente Charles sostiene che lui ha sparato a Robert, mentre Carol ha sparato a Carol. I corpi di queste due povere vittime vengono lasciati lì in cantina, mentre Charles e Carol fuggono con la macchina di Robert e Carol. I due sognano di andare nello stato di Washington, però prima decidono di fare una cosa, a mio avviso alquanto stupida. Tornano a Lincoln. Tutti li conoscono, tutti li stanno cercando, e loro non solo tornano lì, ma passano anche davanti a casa di Carol per vedere se i corpi dei suoi genitori e della sua sorellina sono stati scoperti. I due quindi guidano belli tranquilli, passano davanti casa di Carol e si rendono conto che c'è la polizia. Quindi decidono di dirigersi verso la parte ricca della città per poi addormentarsi in auto. Intanto il 28 gennaio del 1958 la macchina di Charles viene avvistata nel fango alla fattoria Meyer. Poco dopo la polizia trova i corpi di August, di Robert e infine quello di Carol. Ma ora torniamo a parlare della parte più ricca della città, il posto in cui sono Charles e Carol. Come già vi ho detto, Charles, avendo fatto il netturbino, sa come muoversi e come raggiungere le zone ricche della città, e dunque punta la casa di C. Laurel Ward, un 47enne amico del governatore e presidente di due aziende parecchio importanti. In casa c'è sua moglie, Clara Ward, e la domestica di casa, Lillian Frankel. Charles dunque va e bussa alla porta, mentre Carol rimane in macchina. Lillian apre la porta e si ritrova davanti un ragazzo che le punta una pistola in faccia. Charles nota che in casa ci sono due cani, quindi ordina alla donna di mettere il cane più grande nel seminterrato. Poi si fa accompagnare da Clara e Charles la rassicura, le dice che non vuole farle del male, assolutamente. Tutto andrà bene, basta che Clara gli dia retta eseguendo tutti i suoi ordini. Clara accetta, un po' perché è una donna gentile, un po' perché Charles le sta puntando un'arma addosso e la sta minacciando. Non può far altro che assecondarlo per tentare di salvarsi. Ma cosa chiede Charles a Clara? Beh, le ordina di preparare il caffè. Fa entrare Carol in casa e ordina a Clara di andare a servire il caffè a Carol in biblioteca. Infine le ordina anche di preparare per lei, per Carol, dei pancakes. Carol dunque va in biblioteca, beve il suo caffè, ma non riesce proprio a mangiare i pancake, non fa in tempo perché si sdraia su un divanetto e si addormenta. Dunque, quando Clara entra in biblioteca per servire i pancake a Carol, che trova addormentata, si ritrova davanti Charles che fa spallucce, si siede e le dice: li mangio io. Clara dunque poggia il piatto davanti a Charles. Charles guarda i pancake, guarda Clara e le dice: ho cambiato idea, preferisco dei waffle. Clara a questo punto porta via i pancake e va a cucinare i waffle per Charles. E il ragazzo a questo punto si sente il re del mondo. Quella è la donna più ricca della città. E gli sta servendo una colazione preparata da lei sotto sua richiesta. Per ora di pranzo, verso l'una, Clara chiede a Charles se può recarsi al piano superiore per ricambiarsi le scarpe. A quanto dice Charles, però Clara ci mette un po' troppo a fare questo cambio scarpe. Quindi sale al piano superiore e si trova davanti la donna che impugna una calibro 22. Clara fa fuoco contro Charles, ma lo manca. Quest'ultimo quindi le tira contro un coltello, riuscendo a colpirla alla schiena. Dopodiché Charles si avvicina e la colpisce ripetutamente con quel coltello, sia alla schiena che al collo. Successivamente Charles sostiene di aver lanciato solo il coltello. Quella che l'ha coltellata ripetutamente è stata Carol. Dopodiché Charles si avventa anche su Lillian Frankel, la governante. Porta anche lei al piano superiore, la imbavaglia, la lega al letto e poi la pugnala a morte. Charles e Carol a questo punto saccheggiano la casa, rubano tutti gli oggetti di valore, mangiano delle cose presenti in casa e attendono che rincasi Laurel Ward. Charles, appena vede l'uomo rientrare in casa, gli spara immediatamente. Poi lui e Carol fuggono dal Nebraska con la Packard nera del 1956 di Laurel Ward. Questi ultimi due omicidi causano parecchio tumulto nella contea di Lancaster. Le forze dell'ordine inviano i loro agenti a perquisire le case degli abitanti in blocchi, in modo da trovare i colpevoli. Il governatore Victor Emmanuel Anderson contatta la Guardia Nazionale del Nebraska, il capo della polizia di Lincoln e richiede la presenza di posti di blocco in tutta la città di Lincoln. Per strada iniziano a girare jeep con sopra delle mitragliatrici. Tutti gli abitanti ormai hanno almeno un'arma e se non ce l'avevano se la sono procurata. Tutte le madri corrono a prendere i figli a scuola e l'FBI entra nell'indagine. Pare quindi che improvvisamente questa indagine sia riuscita a prendere passo. Però la triste verità è che molte persone per i precedenti omicidi hanno segnalato diversi avvistamenti di Charles e Carol, eppure fino a quel momento la polizia
non ha fatto un granché. Di conseguenza, il dipartimento di polizia di Lincoln viene accusato di incompetenza per non essere stato in grado di catturare la coppia prima di questo terribile omicidio. Probabilmente se avessero fatto il loro lavoro e l'avessero fatto bene, fin dall'inizio, non ci sarebbero state tutte queste vittime. Intanto Caryl e Charles, che sono scappati e sono diretti verso Washington, si rendono conto che forse girare con l'auto di una vittima così importante non è un atteggiamento così furbo. Sono nel Wyoming quando si imbattono nel commesso viaggiatore Merle Collison, che sta dormendo nella sua macchina, una Buick. Charles quindi lo sveglia, chiede all'uomo di fare un cambio d'auto. L'uomo non capisce cosa voglia Charles da lui, si rifiuta e quindi Charles gli spara in faccia. Successivamente Charles dice che ad uccidere quell'uomo non è stato lui, bensì Caryl. A lui infatti in realtà si era inceppato il fucile, quindi Caryl aveva colpito l'uomo con un'altra arma da fuoco. Caryl a questo punto dice di non aver tolto la vita assolutamente a nessuno. Il lavoro sporco lo ha sempre fatto Charles. E a questo punto i due ragazzi cosa fanno? Spostano il corpo del commesso viaggiatore nei sedili posteriori e salgono in auto. Charles mette in moto, è convinto, ma quell'auto non parte, non si muove. Il ragazzo non capisce quale sia il problema. In realtà gli basterebbe abbassare il freno a mano, ma lui non lo sa. A questo punto Charles ferma un geologo, un uomo di nome Joe Sprinkle, e lo minaccia con il fucile dicendogli di aiutarlo a togliere il freno d'emergenza. L'uomo si avvicina alla macchina e già nota un corpo senza vita sui sedili posteriori. Quindi, piuttosto che dare una mano a Charles, lo affronta tentando di disarmarlo. I due dunque lottano e il vice sceriffo della contea di Natrona, William Romer, assiste al fatto. Sta giusto passando di lì proprio in quel momento. Caryl esce dalla macchina, corre dall'uomo, urlando: "Portami dalla polizia, ti prego!" William ribatte: "Beh, io sono un vice sceriffo." Caryl a questo punto piange e urla: "Ha ucciso un uomo!" indicando l'auto del povero commesso viaggiatore. Charles nel frattempo cosa fa? Si dà alla fuga. Il vice sceriffo ordina immediatamente di creare vari posti di blocco in quella zona ed inizia un inseguimento. Chiama immediatamente dei rinforzi, quindi Charlie guida verso Douglas e in breve tempo tre agenti lo inseguono. Il vice sceriffo della contea di Natrona, ossia William Romer, il capo della polizia di Douglas, Robert Ansley, e lo sceriffo della contea di Converse, ossia Earl Helfin. Quest'ultimo spara verso la macchina di Charles e gli frantuma il parabrezza. A questo punto il ragazzo si ferma di colpo perché un vetro del parabrezza gli ha provocato un taglio all'altezza del collo, ma lui è convinto di essere stato colpito da un proiettile. Si è toccato, ha visto del sangue e si è spaventato. Pensava di morire dissanguato. Ecco perché si è fermato. A questo punto la polizia arresta Charles e Caryl. I due finiscono nella prigione di Douglas, nel Wyoming. Dopo l'arresto non mostrano così tanto rimorso. O meglio, a quanto pare Caryl piange come una fontana per la morte di sua madre e si calma solo quando le danno un sedativo. Mentre Charles, con un sorriso da spaccone, ammette tutti gli omicidi. Tutti, dal primo all'ultimo. A questo punto Charles ha due scelte davanti a sé. Può rimanere nel Wyoming ed essere processato lì, oppure può chiedere l'estradizione per il Nebraska. E in effetti accetta l'estradizione. Quindi finisce in Nebraska. Inizialmente Charles afferma di aver tenuto in ostaggio per tutto il tempo Caryl, ma quando Caryl afferma la stessa cosa, e quindi va contro Charles, quest'ultimo afferma che in realtà Caryl è colpevole tanto quanto lui. Charles, il primo marzo del 1958, presso il tribunale della contea di Lancaster, si dichiara colpevole. E gli psichiatri attribuiscono gli omicidi ad uno stato di paranoia di Charlie. Gli amici di Charlie in realtà sostengono che il ragazzo era molto risentito, in quanto nessuno era d'accordo con lui. Avrebbe tanto voluto sposare Caryl, ma non c'era nessuno che approvasse questa sua scelta. Suo padre l'ha definito come un ragazzo che ha voluto bruciare le tappe troppo in fretta. È voluto crescere troppo in fretta e ha voluto pretendere tutto e troppo in fretta. Il 23 marzo del 1958 la giuria dichiara Charles colpevole, condannandolo a morte. Charles viene giustiziato sulla sedia elettrica nel penitenziario statale del Nebraska, a Lincoln, a mezzanotte 04 del 25 giugno 1959. Non ha ancora compiuto 21 anni. Le sue ultime parole sono state: "Stringete bene ste cinghie, che mi sembrano un po' allentate." Ora facciamo un passettino indietro, perché il 27 ottobre del 1958 inizia il processo a carico di Caryl. La ragazza afferma anche in questo caso di essere stata prigioniera di Charles. Insomma, era tenuto in ostaggio e temeva per la sua vita. Charles viene preso dalla sua cella e viene portato in tribunale per testimoniare. Il ragazzo sostiene che Caryl non solo ha partecipato attivamente a quasi tutti gli omicidi, ma era anche ben felice di commetterli. Anche perché, sottolinea Charlie,
Carrie a un certo punto ha avuto in mano ben più di un'arma, quindi avrebbe tranquillamente potuto allontanarsi da lui. Se la spaventava tanto, avrebbe potuto ucciderlo. Oppure avrebbe potuto fuggire, ma invece non aveva fatto nulla per cercare di scappare da Charles. Carrie aveva assecondato Charles in tutto e per tutto. Il 21 novembre, dopo 10 ore di deliberazione, la giuria condanna Carrie all'ergastolo. Viene rinchiusa nel Nebraska Correctional Center for Women a York, in Nebraska. Carrie in carcere completa gli studi per ottenere il diploma. Nel centro di detenzione legge tantissimo, impara a cucire. Nel tempo gli viene permesso di nuotare e di giocare a bowling. Nel 1972 la sua pena viene ridotta da 50 anni a 30 anni. Le viene concessa la libertà vigilata dopo aver scontato 18 anni. Nel 1976 Carrie dice: vorrei solo sistemarmi, sposarmi, avere un paio di bambini, sistemare casa, voglio solo essere una normale casalinga. Questo è ciò che voglio essere. Il 20 giugno del 1976 a Carrie quindi viene data la libertà vigilata. Deve però stabilirsi nella contea di Clinton, nel Michigan, e lavorare in un ufficio a contatto con una famiglia disposta a tenerla d'occhio. Il 28 settembre del 1981 Carrie diventa una donna libera. Vorrei soffermarmi un minimo sulla situazione di Carrie. Lei ha sempre sostenuto di essere un ostaggio di Charles. E sicuramente ci sono seri dubbi su ciò, però credo non dovremmo scordarci che Carrie aveva solo 14 anni. Ha ricevuto un ergastolo all'età di 14 anni. Secondo voi questa è una pena corretta? Io ci ho riflettuto un po' e... insomma, mi spaventa che una ragazza di 14 anni venga processata come se fosse un'adulta. Non c'è davvero un'altra strada? D'altro canto, Carrie in prigione si è davvero concentrata su se stessa. Ha studiato, ha letto molto e le sono state concesse delle libertà che a me hanno lasciato un po' perplessa. Una domanda mi sorge spontanea: queste libertà le sono state concesse per la sua giovane età? Perché che io sappia, se una persona viene condannata all'ergastolo non può farsi partite a bowling o nuotate in piscina. Sono molto curiosa di sapere quale sia la vostra opinione nel merito. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse e fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questo caso? Io credo di sì, è molto famoso, ha anche ispirato parecchi film e anche parecchie canzoni, ma soprattutto ha ispirato anche il buon Bruce Springsteen a scrivere la canzone Nebraska. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Prendetevi cura di voi. Fate cose che vi rendono felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.